A tutti i telespettatori ben ritrovati con una nuova edizione del nostro notiziario. In primo piano quest'oggi ci occupiamo di cronaca e andiamo a Taranto, dove è attesa nelle prossime ore l'autopsia sul corpo della donna trovata morta nella sua abitazione ieri in tarda serata. Il marito invece si sarebbe tolto la vita poco dopo in un'altra abitazione sempre di proprietà della coppia. Potrebbe essersi trattato di un caso di omicidio-suicidio. Vediamo. Potrebbe essersi trattato di un caso di omicidio-suicidio. I corpi senza vita di due coniugi sono stati trovati a Taranto in due punti diversi della città. Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, l'uomo Roberto Delli Santi, sottufficiale cinquantenne della Marina Militare, avrebbe soffocato la consorte Silvia Di Noi, di 52 anni, e poi si sarebbe tolto la vita impiccandosi. Il corpo del marito è stato trovato in una villa di via Gobbioni a San Vito. Il cadavere della donna, invece, che pare avesse uno strofinaccio in bocca, è stato rinvenuto nell'abitazione della coppia in Viale Virgilio. A dare l'allarme uno dei figli, preoccupato poiché da ore non aveva più notizie dei genitori e non riusciva a mettersi in contatto con loro. Al momento non è stato trovato alcun biglietto o traccia che potrebbe far intuire la possibile motivazione dell'accaduto. Le indagini sono svolte dagli inquirenti della squadra mobile guidati dal vicequestore Cosimo Romano. Stando alle prime testimonianze raccolte, sembrerebbero emergere dei disagi all'interno della coppia che potrebbero essere cresciuti negli ultimi tempi. Nelle prossime ore, intanto, è attesa l'autopsia sul corpo della donna. Oltre ai poliziotti della questura ionica, agli operatori del 118 e ai vigili del fuoco, è intervenuto anche il medico legale che ha eseguito una ricognizione esterna riscontrando possibili segni di soffocamento. Ancora cronaca, un 17enne della provincia di Taranto è ricoverato in ospedale a Brindisi con prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita dopo essere stato aggredito con calci e pugni nella tarda serata di ieri da un gruppo di giovani a Francavilla Fontana nel Brindisino. I motivi del pestaggio compiuto nella centrale Piazza Dante, nel cuore della Movida, non sono ancora noti. I carabinieri stanno acquisendo in queste ore i filmati delle videocamere della zona per ricostruire l'accaduto. Il 17enne che ha raggiunto a Francavilla Fontana in compagnia di alcuni amici ha riportato alcune lesioni e una frattura dello zigomo. Cambiamo l'argomento, ci occupiamo di politica. La squadra di governo si arricchisce di un nuovo pugliese. Si tratta di Alfredo Mantovano, originario di Lecce, nominato ufficialmente sottosegretario alla presidenza nel corso del primo Consiglio dei Ministri che ha avuto luogo questa mattina dopo la tradizionale cerimonia della campanella. Insieme a Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, coesione territoriale e PNRR, un altro salentino si aggrega alla squadra dell'esecutivo di Giorgia Meloni. Domenica si è svolta infatti la cerimonia del passaggio di consegne tra il premier uscente Mario Draghi, che dopo un breve consulto con Giorgia Meloni è uscito ufficialmente da Palazzo Chigi per cedere ufficialmente il testimone alla leader di Fratelli d'Italia. La nuova presidente del Consiglio ha poi guidato il primo Consiglio dei Ministri di questa legislatura, che ha partorito provvedimenti tecnici, ovvero la nomina del sottosegretario Alfredo Mantovano e l'attribuzione ufficiale delle qualifiche di vicepremier a Matteo Salvini e Antonio Tajani. Nato a Lecce 64 anni fa, magistrato, il neo sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha esordito in politica nel lontano 1996, candidandosi in Parlamento con il centrodestra. Poi iscritto ad Alleanza Nazionale, vanta una lunga esperienza nelle istituzioni con diversi incarichi in era berlusconiana. Al momento nessun esponente lucano figura nell'esecutivo, dato in linea con la già scarsa rappresentanza parlamentare che dopo il taglio ha ridotto in maniera drastica il numero di deputati e senatori della Basilicata. Voltiamo ancora pagina. Si conclude oggi l'85esima edizione della Fiera del Levante a Bari. Ottimi risultati in termini di presenze. Abbiamo ascoltato alcuni degli espositori per un primissimo bilancio. Ultimo giorno dell'85esima edizione della Fiera del Levante. Complice anche il buon tempo, ci si aspetta una giornata con un'altissima affluenza di pubblico come quella che abbiamo raccontato in questi giorni. E allora abbiamo ascoltato la voce di alcuni degli espositori per farci raccontare come sono andati questi ultimi giorni e quale può essere un primissimo bilancio delle attività della fiera. Sentiamoli. Si avvia la conclusione questa Fiera del Levante, come è andata? Sì, oggi ultimo giorno, devo dire che non vedevo tanta gente in fiera a Bari da un po' di anni. Ci fa tanto piacere, ci dà di nuovo voglia di ricominciare. La gente ha visto che in fiera c'è
cose da vedere veramente e affari da fare verranno sicuramente in massa a cercarlo di fare. Male non è andato, c'è una ripresa degli ultimi 3 anni, piano piano si ritornerà alla normalità sicuramente. No, noi siamo sempre presenti qui da 46 anni, tranne l'anno scorso che era chiuso per il Covid, e siamo molto soddisfatti perché abbiamo un bel contatto con la clientela che risponde bene in Puglia, anche Basilicata e in altre zone. La settimana è andata molto bene, c'è stata molta affluenza, di più nel weekend ovviamente, però abbiamo avuto parecchie risposte, le persone sono interessate. Vi aspettavate questo risultato o c'era qualche dubbio all'inizio? Inizialmente forse per il fatto che era stata spostata dalla fiera sì, però ci siamo ricreduti soprattutto nei primi giorni. Oggi è l'ultimo giorno e sicuramente ci aspettiamo molta più gente anche rispetto a quella durante la settimana. Sicuramente per la questione Covid negli ultimi anni c'è stato magari un rallentamento, però ci hanno stupito le persone, grazie a Dio. Questo era un po' l'anno della ripartenza, c'era qualche dubbio sul risultato? No, proprio perché secondo me le persone volevano uscire, volevano andare a vedere la fiera come era un tempo e ci sono riusciti. Andiamo ora a Matera, seconda giornata del Social Enterprise Open Camp, l'evento che riunisce le industrie che si occupano di sociale. Un'impresa sociale è un'impresa che oltre a far quadrare i conti cerca di mettere sul campo e soddisfarlo un interesse generale. Dopo Bari stanno proseguendo a Matera i lavori della terza edizione del Social Enterprise Open Camp 2022, appuntamento dedicato al settore che raccoglie le figure più importanti che vi operano. Questi i numeri, 60 tra speaker, esperti di imprenditoria, knowledge advisor e imprenditori sociali da diversi paesi del mondo, 12 workshop leader e oltre 250 partecipanti italiani e stranieri. Il tema di questa edizione è Tech for Change e Social Impact. La tecnologia e l'innovazione digitale possono essere generatori di impatto sociale e ambientale. Come siamo messi in Italia da questo punto di vista? Nel nostro paese in modo particolare non ci sono tantissimi esempi di impresa sociale che sa usare anche l'innovazione tecnologica come leva strategica, ma è proprio per questo che in questo camp portiamo esperienze internazionali con l'obiettivo di ibridarsi e di contaminarsi reciprocamente. La Puglia e la Basilicata invece che approccio hanno al digitale e all'impresa sociale? Noi abbiamo nella nostra rete CGM soci di questi territori che sicuramente hanno raccolto la sfida del digitale, la stanno provando a mettere in campo sia nell'ambito del turismo, sia nell'ambito della medicina di territorio, nell'ambito della telemedicina, quindi devo dire che c'è effettivamente una risposta importante. Grande l'importanza di un'impresa sociale al passo con i tempi, in special modo in un periodo complicato come questo. Se dovessimo prendere ad esame anche l'ultimo rapporto della Caritas e la riflessione sui 5 milioni di abitanti, 5,4 in povertà assoluta, di cui 1,4 milioni bambini, deve farci riflettere, per cui diventa ancor più necessario una maggiore responsabilizzazione nostra e essere ancor più collettori, anche connettori sui territori di quelle che sono le economie, ma non perché si debba massimizzare, ma perché quelle risorse economiche possono essere redistribuite a tutti. Parliamo ora di sanità, in particolare di prevenzione dei tumori al seno. Continua l'impegno dell'associazione Vivere Donna, che all'ospedale San Carlo di Potenza ha organizzato uno screening per le donne in fascia di età dai 35 ai 44 anni. Sempre in prima fila e attive nella lotta e nel contrasto dei tumori sono le componenti dell'associazione Vivere Donna che, dopo aver provato sulla propria pelle l'esperienza della malattia, si impegnano da anni per la prevenzione dei tumori femminili. Questa volta le resilienti donne dell'associazione, con il prezioso e indispensabile contributo dei medici dell'azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, si sono rivolte a chi rientra nella fascia di età tra i 35 e i 44 anni, che ancora non possono usufruire dello screening regionale. Poco meno di 50 visite nella mattinata tra ecografie, visite senologiche e genetiche, con uno staff di medici e chirurghi del San Carlo pronti a mettere la loro esperienza e competenza a disposizione delle donne. Un impegno, quello dell'associazione dei medici, tutti volontari, per spiegare che la prevenzione è e continua ad essere il modo migliore e più concreto per prevenire e combattere i tumori.
Assolutamente la prevenzione per quanto riguarda il tumore alla mammella è fondamentale, ma quello che è importante è la prevenzione secondaria e soprattutto l'adesione ai programmi di screening. Significa individuare la lesione eventuale a livello mammario in una fase precoce, in maniera da rendere maggiormente curabile e quindi da prolungare la vita della donna. Noi facciamo tanto, però abbiamo bisogno anche della collaborazione della donna. Un tumore in uno stadio iniziale, piccolissimo, riusciamo a curarlo e chiaramente diamo il massimo per poter garantire la sopravvivenza. Una vicinanza alle donne che non si esaurisce in queste giornate, ma che anzi si è strutturata nel reparto di chirurgia senologica attraverso la figura della Breast Care Nurse. E mi occupo più che altro dell'accoglienza dei pazienti da quando iniziano a fare le visite senologiche fino ai successivi follow-up. È una figura di coordinamento molto importante perché la paziente nel momento dell'accoglienza in reparto si sente, diciamo, protetta. È sempre nell'ambito delle iniziative dell'Ottobre Rosa per la promozione della prevenzione del tumore al seno, a Ersina, nel Materano, come in Italia, ha organizzato una passeggiata in rosa a cui hanno partecipato centinaia di uomini e donne per riflettere sull'importanza della prevenzione. La mattinata è cominciata alle 9.30 ed è proseguita con la visita del Museo Multimediale I Tesori del Bradano. Complice anche la giornata soleggiata, ha partecipato un nutrito gruppo di cittadini. Parliamo ora di turismo. Alto Adige chiama Puglia. Sull'asse Bolzano-Ostuni si è tenuta una o due giorni di incontri produttivi rivolta alla costruzione di progetti del settore turismo. Si parte proprio dallo storico mercatino di Natale. Alto Adige chiama Puglia. Nell'incantevole location dell'Hotel Paragon 700 di Ostuni si è conclusa la due giorni di incontri e dibattiti per svelare a tour operators e giornalisti del settore i prossimi programmi di Bolzano. Il capoluogo dell'Alto Adige torna ad essere l'epicentro del Natale con il suo originalissimo mercatino che da sempre attrae turisti da tutto il mondo con un'altissima percentuale di abitanti del mezzogiorno, in particolare pugliesi. Siamo qui ad Ostuni per promozionare quello che è la nostra manifestazione, per la quale siamo famosi come manifestazione turistica, il mercatino di Bolzano. È l'originale e il primo mercatino che è stato fatto in Italia, mutuando quello che era la tradizione dei paesi del nord europei. Perché Ostuni? Perché Bolzano, tra i moltissimi visitatori, nel periodo pre-Covid abbiamo dai 600-700.000 presenze, ci sono moltissimi pugliesi come turisti ai quali noi diamo il benvenuto e diamo l'accoglienza. È stato pensato di promozionarla proprio qui ad Ostuni, che si trova logisticamente un pochino al centro della Puglia. Il workshop operativo organizzato dall'esperta di marketing destination Paola Modena con i preziosi consigli di Rocky Malatesta ha consentito al presidente Buratti e dalla direttrice Roberta Agosti di incontrare istituzioni locali ed operatori del settore per iniziare a progettare uno scambio interculturale che abbia il turismo destagionalizzato come comune denominatore. Abbiamo colto l'occasione di incontrare tutte le istituzioni e vedere se in futuro riusciamo a creare un ponte tra quello che è l'Alto Adige con le sue bellezze e i siti UNESCO e a quello che è la Puglia. Dal 24 novembre al 6 gennaio prossimi 65 espositori dal marchio Thun agli stand del Wine Lounge animeranno la centralissima piazza Walter con l'accensione di un albero da 20 metri illuminato da 1300 luci. Senza dimenticare però l'approccio green, dove mobilità sostenibile ed impatto ambientale saranno gli assi cartesiani delle giornate di festa. Il segnale che dobbiamo dare nel risparmio energetico, per cui ci saranno minore di luce, di illuminazioni natalizie, però sarà sempre all'altezza di tutti quelli degli altri anni. Presentata a Rutigliano la terza edizione di Puglia Wine Festival, la festa del vino e dei sapori d'autunno in programma a Rutigliano dal 29 ottobre all'1 novembre.
4 giornate all'insegna del buon vino, quello che parla e si fa apprezzare per le tonalità d'autunno. A Rutigliano è tutto pronto per la 3ª edizione di Puglia Wine Festival, l'evento che mette al centro il nettare degli dei e che per questa edizione 2022 ha scelto la suggestiva cornice del castello di Rutigliano per la manifestazione. Rutigliano è indiscutibilmente il paese dell'uva da tavola, il centro dell'uva da tavola, però l'attenzione, la storia di Rutigliano comprende senz'altro l'uva da vino. Non dimentichiamoci che Rutigliano rientra nella DOC primitivo. Con questo evento siamo consapevoli, ecco, che stiamo dando innanzitutto ai nostri cittadini, quindi alle attività produttive, ai commercianti, una grande opportunità sempre di vivacità, di attenzione. Un appuntamento che riesce ad accendere i riflettori sulle attività produttive di tutto il territorio attraverso la promozione di percorsi enogastronomici. Per noi sicuramente è un'operazione importante sia di marketing territoriale per poterci aprire alle altre città della Puglia, per iniziare un percorso, il vino sicuramente al centro, ma anche con le realtà della nostra città. L'evento è organizzato dall'associazione Sensazioni del Sud. Per il primo anno la manifestazione si svolgerà quindi a Rutigliano. Le prime due invece sono andate in scena ad Alberobello. Ovviamente questo è il primo anno a Rutigliano, quindi è una sfida anche per noi, perché ci sono state le prime due edizioni ad Alberobello, dove l'evento è andato praticamente benissimo, e quindi ci auguriamo che anche su Rutigliano l'evento possa appunto avere successo come così ad Alberobello. Ci saranno tantissimi stand, ci saranno tantissimi artigiani, mercatini, mostre che insomma arricchiranno il percorso in modo tale che la gente possa avere un'offerta non solo enogastronomica ma anche culturale. Il coro della Polifonica Pierluigi da Palestrina, protagonista a Bologna di una serata di grande sinergia dei territori. Il canto nella tradizione è stato il tema della serata che ha visto protagonisti a Bologna, nella chiesa di Santa Caterina alla Fondazza, il coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina, diretta dal maestro Carmine Antonio Catenazzo, e l'associazione corale Cantori Materani, diretta da Alessandra Barbaro. Insieme a loro i padroni di casa del coro Fartan di Marzabotto, diretto da Elide Melchioni. Uno scambio culturale promosso da Abaco, l'associazione Basilicata Cori, e Aerco, l'associazione omologa Emiliano Romagnola Cori. Una bella occasione per ascoltare polifonia classica, sacra e profana, ma soprattutto elaborazioni polifoniche di brani della tradizione dialettale italiana. Un progetto che intende portare la nostra musica tradizionale in dialetto materano, insomma, della Lucania qui e che incontra l'Emilia Romagna. Una condivisione, perché la musica bisogna portarla e quindi farne dono agli altri. Un'associazione Basilicata Abaco che sta dando molto in questo periodo. Gli ultimi appuntamenti, pensiamo al corso di formazione Summer School 2022, ma poi anche la partecipazione al concerto di apertura del Congresso Eucaristico Nazionale di Matera e poi questo gemellaggio con l'Emilia Romagna. Vogliamo far conoscere la nostra coralità lucana, quindi io in qualità di presidente ce la sto mettendo tutta. Tra una settimana saremo a Tricarico, perché c'è la rassegna annuale di tutti i cori e la rassegna vedrà più di 10 cori partecipanti. Insomma, un Abaco che si sta muovendo bene in quest'ultimo periodo e i cori stanno seguendo il supporto che chiede il presidente, insomma. Spettacolo, il jazz ancora protagonista a Matera in un'altra serata dedicata alla musica con Jazziamoci 35. Thank you.
Ancora musica d'oltreoceano per il Jazziamoci 35 a Matera, dopo Mark Guiliana ad esibirsi la Montreal Jazz Lab Orchestra, considerata in Canada una vera e propria istituzione jazzistica. Nella sala conferenze del Museo Ridola in scena il nuovo programma musicale del contrabbassista, compositore e leader della band, Alain Berard. 8 gli elementi della formazione musicale per un risultato effervescente e audace che porta tutto al limite. La caractéristique, le Jazz Lab existe depuis 18 ans et c'est de la musique originale, des compositions originales. On est toujours composé de 8 musiciens et donc c'est de la musique qu'on a créée, qu'on construit dans différents styles musicaux. Un groupe qui a 18 ans et sont tous des pezzi originali, compositions originales. Da lui, da me, da qualche musicista nel gruppo e lavoriamo insieme sti pezzi che sono di vari stili di jazz. Moi ça fait longtemps que je connais le Onyx Jazz Club et j'étais en contact qu'il a vécu depuis plusieurs années pour présenter la musique à Matera qu'on trouve on trouve la ville extraordinaire. Et les gens sont très accueillants. Et les gens de l'Onyx Jazz Club sont formidables. Et j'espère qu'ils vont continuer à promouvoir le jazz à chaque année. Quindi fa più 5 anni che è in contatto con l'Onyx Jazz Festival. E ci piace tanto Matera e siamo stati ricevuti molto bene, è stato molto bello e speriamo che continui il festival a promuovere jazz. A Matera si è svolto il Murgia Trail, una gara agonistica di 15 km corsa all'interno del parco della Murgia Materana. Nell'ambito delle attività relative alla promozione della cultura dello sport all'aria aperta, WISP presenta Viviamo la Murgia, una giornata all'insegna del divertimento e del benessere in un'area protetta della città da vivere ed esplorare. In questa giornata soleggiata di domenica 23 ottobre sono state tante le associazioni affiliate WISP che hanno aderito al programma proponendo laboratori ludico-motori e attività di cammino, nonché la prima edizione della Murgia Trail Matera, gara agonistica di 15 km che rientra nel circuito Trail al Sud in collaborazione tra WISP e Fidal Basilicata. Una gara podistica di trail running. Il trail running a Matera diciamo, non si è mai visto, quindi questa è la prima edizione, è la prima volta che si corre fuori strada, fuori dal centro urbano. È una prima edizione, una bella giornata sia dal punto di vista meteo e anche per la partecipazione, vista che è numerosa. Piena soddisfazione espressa dal presidente WISP Basilicata, Michele Di Gioia. Sì, un successo di un'idea che è vincente, quella di mettere insieme le persone e i luoghi della città come il parco che deve essere vissuto giornalmente, creare le occasioni, le opportunità diventa una di quelle missioni che noi vogliamo portare avanti. Credo che la partecipazione massiccia delle famiglie, degli atleti che hanno comunque preso parte a questa prima edizione del Murgia Trail Matera, un circuito che abbiamo immaginato possa vivere attraverso la corsa i parchi della Basilicata e i luoghi comunque di interesse della Basilicata, diventa per noi un'occasione per far capire alla città quanto insieme all'amministrazione, insieme al Parco Murgia, possano essere interessanti e comunque sensibilizzati i cittadini a vivere il parco nella maniera sostenibile. Presenti all'evento anche il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, e Michele Lamacchia, presidente dell'ente parco della Murgia Materana. L'idea di coniugare, vedete, bambini, famiglie, attività sportiva e bellezza, paesaggio è davvero suggestiva, quindi dobbiamo
andare avanti proprio su questa visione. Una delle finalità del The Park è quella di valorizzare il territorio, quindi promuoverlo e renderlo fruibile in particolar modo ai bambini che sono il nostro futuro. Un po' di amaro in bocca da parte dei tifosi del Bari, ma nessun dubbio sulla potenzialità della squadra e qualcuno rivorrebbe la Bari di Brienza. Sentiamo cosa ci hanno detto. 3 sconfitte negli ultime 3 partite, che cosa sta succedendo secondo te a questa squadra? La squadra pecca un po' di mancanza di fiducia, deve riprendersi dal punto di vista emotivo, perché tecnicamente siamo tutti bravi e il pubblico spinge affinché il Bari vada bene. È stata una coincidenza di eventi che hanno portato a registrare 3 sconfitte. Consideriamo comunque che è una squadra neopromossa e devo dire che sta andando abbastanza bene, quindi c'è solo da migliorare, ci sono alcuni dettagli da ottimizzare, però devo dire che la squadra sta rispondendo bene a questo campionato. Sono 3 sconfitte completamente diverse, cioè l'unica brutta partita è stata quella con l'Ascoli, le altre 2 sono state insomma buone partite, anche quella di ieri. Quindi c'è stata un po' di sfortuna? Sì, ieri abbiamo preso gol al 90esimo, quindi decisamente sì. Mentre con quella di Parma il portiere ha fatto anche degli interventi nel secondo tempo. Quindi secondo me l'unica brutta prestazione è quella di Ascoli. Ci voleva un centravanti, come si dice, tipo Brienze, che era bravo, capito? Tipo quell'altro, il centravanti, Enrico Protti, come una cosa che... Poi questo qua che Aldo, questo Francesco, una montagna, e poi muovo codi, vola la palla meccanica. Un grande in bocca al lupo, ragazzi, mettetecela tutta perché è alla portata, siamo bravi e il pubblico sarà sempre dalla vostra. Forza Bari, sempre! Passiamo ora alla Serie A. Il Lecce oggi in trasferta a Bologna a caccia dei 3 punti. Se dovessero arrivare sarebbe la seconda vittoria dall'inizio del campionato. Il Lecce che scenderà in campo contro il Bologna nella sfida di Serie A sarà quasi simile a quello che ha sfidato la Fiorentina. Unica novità il rientro di Capitan Yulmand e l'impiego di Pezzella al posto dello squalificato Gallo. Fischio d'inizio alle ore 15 con il rosso-blu a solo un punto di distanza dai giallorossi, mentre entrambe le formazioni contano una sola vittoria dall'inizio del campionato. Sarà dunque uno scontro diretto. In caso di vittoria il Bologna scavalcherà il Lecce in classifica, con questo ultimo che scenderebbe così in quart'ultima posizione. È una partita che sicuramente andiamo a giocare contro una squadra che ha grande voglia di rivalsa e che sicuramente centrerà la prestazione, per questo noi dobbiamo essere all'altezza dal punto di vista prestativo. Ho molta fiducia nei miei giocatori, ci siamo allenati bene e sarà sicuramente una partita sia complicata per noi che anche per loro. E noi ci fermiamo qui, vi ringraziamo per aver scelto la nostra informazione e vi auguriamo una buona domenica.